È il canto 26 dell'inferno, una parte. Infatti non foste a vivere come bruti. Il momento in cui Ulisse è andato all'inferno, eccetera, racconta le sue peripezie, di quando stavano per andando, scusate la parafrasi, ma è meglio perché non riesco a leggerlo con la scansione ritmica che un filologo linguista imporrebbe. La leggo a significato. Perché il resto, leggere a significato e con una scansione ritmica, non sono sermonti, mi dispiace. E il racconto è quando arrivano le colonne d'Ercole, quando devono andare al di là del mondo conosciuto, ma questi non ne possono più, però lui riesce a spronarli. Considerate che questa è una storia che attraversa anche la storia vera. Cioè, se pensate a Alessandro Magno, scusate se faccio una cosa che è molto buttata lì, poi qualcuno dice no, guarda che, però arrivò in India non soltanto per conquistare terre, ma per conoscere, perché c'era questa idea comunque di un mondo che si apriva e non finiva. A un certo punto i suoi uomini, l'esercito, gli disse basta, perché cioè, avevano altre esigenze. Inferno, canto 26. Siamo all'inferno. Sono queste fiamme che sono le anime. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, pur come quello a cui vento affatica, indi la cima, qua e là, menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amor, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagnia picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morocco, e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dov'Ercole segnò i suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si mette. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già aveva lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola al cammino, che appena posce l'avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre pistando dal lato mancino. Le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte riacceso e tante volte casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non ne avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la flora era in giù come l'altrui piacque, infinché il mar fu sovra noi richiuso.